Al momento c'è una memoria di giunta, una memoria della giunta capitolina che prevede la chiusura dell'Agenzia Comunale per le Tossicodipendenze. La giunta ha per ora deciso questa cosa, che non è definitiva perché chiaramente ci vorrà un passaggio in consiglio e quindi una delibera del consiglio. La cosa che mi sta più a cuore è che non ci sia un danno per i servizi, quindi diciamo che i 4 milioni di euro circa che ogni anno Roma Capitale destina a questi servizi, con la reinternalizzazione all'interno del Dipartimento Politiche Sociali, non vadano dispersi, anzi possibilmente vadano potenziati. Allora, se questo è un modo per fare dei risparmi, per avere dei risparmi sulle spese di struttura ma potenziare i servizi, va benissimo. Se dietro questa chiusura si cela in realtà l'intenzione di diminuire l'attenzione su questo fronte, beh, io in quel caso sarei molto critico. Rispetto alla gestione degli ultimi anni, c'è sicuramente da dire che c'è stato uno spostamento dell'attenzione e quindi dell'investimento delle risorse dai servizi, in particolare i servizi a bassa soglia, cioè quelli che sono destinati a rappresentare un primo contatto con i tossicodipendenti. Ecco, parte di questi fondi sono stati spostati sulle iniziative di prevenzione. Io esagero un po', direi che in un certo senso c'è un'attenzione esagerata per la prevenzione e c'è, a mio avviso, quello che finisce per essere un abbandono rispetto ai cittadini che effettivamente si trovano già in una condizione di dipendenza dalle sostanze. E questo secondo me è inaccettabile, anche perché la riduzione del danno, che io spingerei anche fino ad esempio all'istituzione delle cosiddette narcosalas o della stanza del buco, o comunque a una somministrazione medica e controllata in alcuni casi specifici, e quindi ci sono questi due modi diversi di approccio che sono diametralmente opposti. La Giunta Marino è orientata appunto a riportare all'interno del Dipartimento Politiche Sociali questi servizi, l'erogazione di questi servizi, creando una unità organizzativa interna che si occupi, dalle informazioni che ho io, più in generale delle dipendenze, quindi non solo delle tossicodipendenze ma anche delle dipendenze ad esempio dal gioco d'azzardo. Da quello che ho capito, diciamo, però parliamo in sede di consiglio, quindi dalle forze politiche che sono ad esempio nella Commissione Politiche Sociali, dove sono stati auditi sia appunto l'attuale direttore ancora ma anche i dipendenti dell'agenzia e le cooperative che gestiscono i vari servizi, c'è l'intenzione di riequilibrare rispetto a quanto è stato fatto negli ultimi anni gli investimenti, sicuramente.